Ciao a tutti ragazzi, sono io Tommaso e faccio parte dei migliori dei migliori. Oggi vi illustrerò l'app YouTube Studio, che secondo me è molto utile, anzi utilissima. Questo è il logo. E qua, nella prima pagina principale, ci sono questi. Allora, le visualizzazioni negli ultimi 28 giorni, non mi pare siano 1459. Non ho ancora capito sta roba. Il tempo di visualizzazione totale intanto sono 20,5. Per avere la possibilità della monetizzazione e di trasmettere il live streaming da un apparecchio mobile, tipo il tablet, quello che sto usando adesso, ricordo che ci vogliono 2000 ore di visualizzazione. Io per adesso ne ho 20,5. Variazione del numero di iscritti più 7, intanto ne ho 19. Poi qua abbiamo il tuo canale ha ricevuto 1459 visualizzazioni negli ultimi 28 giorni. Da qua ci sono tutti i grafici, poi qua ci sono i video di maggiore successo. Qua ci sono le percentuali di come stanno andando, ma non sono le visualizzazioni, sono le percentuali. Allora, il video del cimitero degli aerei in cui entrano gli aerei, non quello della settimana, non quello di domenica scorsa, ecco, ma di quello di un mese fa, è quello con più visualizzazioni. Poi c'è il cimitero, poi farò anch'io le live, l'ho messo privato perché intanto le live le ho messe tutte private, e dopo gli altri video del cimitero. In tempo reale, invece, nelle ultime 48 ore. E stanno andando bene il video dei persi nel tempo di Madame San Giovanni versione chipmunk, poi come attivare la chat dal vivo, dentro il cimitero degli aerei, sulla casa da scuola e quello che ho messo 3 minuti fa. Poi il coinvolgimento. Allora, la playlist di Italia abbandonata ha avuto un 1,7% di visualizzazione, invece Shorts non l'ha ancora vista nessuno, la playlist degli Shorts. Schede principali non ci sono schede. Il pubblico, allora, ci sono gli spettatori di ritorno, sono questi. Spettatori unici sono questi. E gli iscritti. Poi quando i tuoi E qua non ci sono ancora. Qua ci sono per vedere qua, gente di che età guarda i miei video. Allora, un 88,7% tra i 45 e i 54 anni e un 11,3% tra i 18 e i 24 anni. E poi le aree principali. In Italia 66,1. Lingue principali di sottotitolo. Io non metto nessun sottotitolo, ma se li mettessi sono in italiano. Tempo di visualizzazione degli iscritti. Ecco ragazzi, vedete una cosa che mi dà fastidio, una cosa che mi dà molto fastidio, che il 31%, come vedete, guardano i miei video iscrivendosi. Grazie ragazzi, molte grazie. La cosa che mi dà più fastidio è che sono quelli non iscritti, che sono il 69%, che guardano i miei video, che però non si iscrivono. Ma cavolo, se vi piacciono i miei video, iscrivetevi, no? Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi. Mamma mia, questi mi fanno arrabbiare. Poi qua vedete che c'è il mio logo, questo qua, invia feedback, vabbè, quello non c'entra. Poi c'è 0 qua, per vedere quanti. E hanno messo. Questi qua è per quelli che hanno messo là. E per quelli mi arriva la notifica di quelli che hanno scritto. E infatti, qua vedete che c'è sotto c'è scritto Yacplay, che è un mio amico. È un mio amico che mi ha scritto sotto i commenti. E sopra c'è la rimozione, come vedete, per la violazione delle norme della community che la live avevo fatto insieme a Riccardo è stata rimossa. Vabbè, quello non c'entra, è tutta un'altra roba. Questa è la sezione di dashboard. Poi abbiamo la sezione di contenuti, che adesso si andrà. Allora, questi sono i video.
Qua ci sono i video sia privati che pubblici. Come vedete, cioè, quelli con lucchetto sono privati e ce ne sono parecchi tipo questi. Perché vedete che le live le ho messe tutte private. Ecco, anche lo speciale 15 iscritti perché alla fine l'avevo fatto in live, ma alla fine non l'ho più fatto. E le live le ho fatte tutte da qui. Vabbè, ma non si vede. Ah sì che si vede idea. No. Le ho rimosse perché non si vedono. Questa è la sezione video. Poi c'è ordina per, se non le ho mai capite, visibilità. Questi sono tutti, vabbè. E visualizzazioni più o meno di meno, vabbè. Andiamo su pubblicati. Qui ci sono tutte le live che ho fatto, tutte le live che ho fatto. Come vedete, la prova della live. Un'altra live, un'altra live, un'altra live ancora, un'altra, 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 un'altra. Queste sono tutte le live che ho fatto, che però sono stato costretto a metterle private perché, come sapete, l'ultima volta che ho fatto la live, mi hanno bloccata. Poi negli shorts ce n'è solo uno che è questo. Poi ce ne sarebbe un altro che però YouTube non lo considera. Analytics. Questi sono tutti gli schemi che abbiamo già visto. Qua ci sono i commenti di quelli che commentano sotto i miei video. Contiene domande. Questi ci sono tutti quelli che abbiamo cercato. Non ci sono commenti. Non ci sono commenti. Ah, se andiamo qua vi faccio vedere anche un'altra cosa. Tipo di commento pubblicati da rivedere. Stato delle risposte, come non ho risposto? Sì che ho risposto a Giacomo. Vabbè. E contiene domande. Stato di abbonamenti del canale, abbonati, non abbonati. Numero di iscritti, vabbè. Ah, se qua potete... No, come non detto. Come non detto. Poi se andiamo sulle playlist... Ci sono le playlist, allora, Italia abbandonata, che a vederla sono stati in 62 ragazzi, grazie, e a vedere invece quella degli shorts sono stati in 7. Anche io preferisco Italia abbandonata, compilation è la mia playlist privata. Allora, questo era un tour di YouTube Studio. Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi mi raccomando, se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale perché come avete visto molti non lo fanno. Attivate la campanellina per ricevere le notifiche di quando metto un nuovo video e lasciate like. Ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao!